Buongiorno, sono Donato Marvulli, agricoltore di Altamura. Conduco un'azienda di circa 150 ettari e quest'anno ho coltivato cereali e leguminose, fra cui lenticchie, ceci e lino. L'azienda nasce da mio padre e poi noi, io e mio fratello, che lavoriamo insieme, stiamo portando avanti e cerchiamo di incrementare sempre di più. Io quando ho acquistato qua dovevo dare 15 milioni per fare il compromesso e non ce li avevo, li ho trovati e ho fatto il compromesso. Poi dopo 2 anni che mi scadeva il contratto, l'Ismea neanche è stata puntuale nei tempi e ho dovuto pagare tutta l'azienda e non mi chieda come ho fatto, ma l'ho pagata e sono entrato in possesso dell'azienda. Cioè con tanti sacrifici veramente. Ho incontrato il tecnico della TIMAT, Antonio Ronco, e lui quando ho iniziato a fare le leguminose mi ha consigliato di utilizzare questi prodotti e io in effetti ho fatto delle esperienze e ho visto che veramente ci sono dei risultati molto vantaggiosi e sto continuando con questi prodotti. L'agricoltore è sempre propenso a nuovi acquisti, ad ingrandire l'azienda, cioè l'agricoltore è fatto così, non si ferma mai. Come ti ho detto, sono partito da niente e continuo ancora, anche perché dopo di questa azienda ho acquistato anche altre aziende. Per quanto riguarda la vendita dei prodotti, ultimamente per i cereali abbiamo fatto dei contratti di filiera che comunque ci garantisco un minimo di reddito in più rispetto al mercato, anche se noi ci impegniamo a coltivare in un certo modo, cercando di fare proteine in più, perché finora si parlava che solo il Canada produceva grano con proteine e noi abbiamo dimostrato che non è questo, tant'è vero l'anno scorso siamo arrivati a fare grani con proteine 15, 16 e qualcuno ha fatto anche i 18. Per quanto riguarda poi i legumi, mi sono iscritto al consorzio IGP che diciamo, tutela il marchio di questi legumi e quindi siamo più protetti rispetto a un mercato libero. Cioè questo sempre per cercare di spuntare il massimo insomma di quello che si fa. Cioè faccio tutto quello che bisogna fare in agricoltura, cioè mi dedico completamente, notte e giorno. L'agricoltura proprio che sta nel sangue, cioè è una cosa che non ne posso fare almeno, cioè non, è la prima cosa che viene nella mia vita insomma.